Ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e oggi si tratta di un video in collaborazione con una ragazza carinissima che trovate il suo canale ovviamente nell'info box e si chiama Go Slow Anyway. Sì, controllo di non aver detto male il nome. E insomma, vi consiglio di andare a vedere i suoi video, insomma, se vi piacciono di iscrivervi. E abbiamo deciso insieme di fare questo video Face of the Day. E dove però abbiamo cercato di utilizzare il più possibile prodotti Neve Cosmetics, perlomeno per gli occhi. E io non potevo non usare la mia amata Duochrome, che questa mattina ha anche tentato di suicidarsi perché mi è scivolata dalle mani. È stato un momento bruttissimo. E tutte le cialdine per terra, avevo paura a girarle per vedere. E non chiedetemi come, non chiedetemi. È ancora tutta intera. Il danno, diciamo, forse più grande che è stato fatto è, come vedete qua in alto, nella cialda Utopia. Quindi non mi lamento. Allora, vediamo se riesco a zoomarvi un pochino il trucco. Questo è il trucco occhi. Dalla videocamera non sembra, ma in realtà è davvero molto molto più intenso e scuro. È davvero un look molto autunnale quello che ho voluto fare oggi. E perché boh, mi girava particolarmente così. Spero insomma che si notino i colori. Ora vi faccio vedere cosa ho usato. Allora, intanto come primer ho usato il mio solito A Love Stage della Essence, che tra l'altro sta terminando dopo tantissimo. E poi ho steso a inizio occhio e polline, che insomma si vede tantissimo perché è super luminoso. Sul resto della palpebra mobile ho steso veleno che adoro perché è questo verde fantastico. Se poi magari non avete ancora visto tutti gli swatch, cosa che dubito perché ci sono 400.000 video, vi lascio qui il link diciamo di quando l'ho presa io e degli swatch della prova che avevo fatto così. E poi su la piega dell'occhio ho usato Twilight, che anche questo è un colore stupendo, che però diciamo non si nota moltissimo perché l'ho sfumato molto bene e quindi non si mette a fuoco. Ok, come vedete all'inizio dell'occhio c'è polline, che c'è questo verde super luminoso. Sul resto della palpebra c'è veleno, che io non so se voi riuscite a vedere i riflessi che ha. È bellissimo. E poi nella piega dell'occhio c'è Twilight, che però come vedete lo stacco non è netto tra veleno e Twilight, e questa cosa mi piace molto perché li vedo due colori che stanno molto molto bene insieme. Poi lascio così e parlo così forse è meglio. E ho tracciato una riga di eyeliner, anzi no, e sotto l'arcata sopraccigliare qui ho applicato dall'altra mia palette neve l'illuminante Plastic, che cioè, si vede che è leggermente luminoso, ma come vi ho sempre detto è un illuminante fantastico perché è molto molto discreto. Ho applicato poi un eyeliner, come vedete una riga molto sottile, e ho utilizzato l'Ultimate Pen Eyeliner della Kiko. Mentre nella rima interna dell'occhio, se ci rimetto a fuoco, ok. Nella rima interna dell'occhio ho utilizzato il pastello Liquirizia, quindi il pastello classico nero. E sotto l'attaccatura delle ciglia inferiori, non so quanto riuscite a vederlo, forse un pochino sì, ho applicato cedrata
il pastello cedrata, che è questo oro, che mi piace molto come rimane sfumato con polline. Cioè, come vedete, non ho voluto marcare molto, però insomma si vede ed è molto carino anche perché dà un pochino di luce. E infine, come mascara, ho utilizzato il Pupa Vamp. Questo perché non ho mascara neve, idem per l'eyeliner, e tipo sul gruppo, c'è cioè un gruppo di Facebook dove diciamo parlano tutte ragazze appassionate di neve, ogni tanto tipo si fanno dei sondaggi su cosa piacerebbe e che insomma venisse in commercio, e io sto bramando da tantissimo un eyeliner perché mi piacerebbe tantissimo un eyeliner bio, insomma. Cioè, so che lo fanno altre marche, ma vorrei provarlo appunto proprio di neve. E questo, insomma, è il trucco occhi. Ta-da-da-dam! Ok. Poi, per il resto del viso, ormai la mia base, diciamo, perfetta è data dalla stesura del Bio Primer, che sto adorando. Io lo sto usando tutti i giorni da quando l'ho preso. Insieme a me, tra l'altro, lo sto usando tutti i giorni mia madre, e penso che a breve vi farò insomma una review molto più dettagliata, perché mi sta stupendo. Come vi avevo detto nel video insomma del primer, di quando ve lo mostrai, magari ve lo lascio. E non è una cosa che io utilizzo abitualmente, e avevo anche un po' paura di farla andare un po' nel dimenticatoio, come dire. Invece, mi sta piacendo talmente tanto che è entrato nella mia routine quotidiana. Per il resto del viso, insomma, ho usato il Flat Perfection nella tonalità Light Rose, che è la stessa dell'Eye Coverage. E ho trovato il modo ideale di stenderlo, e lo sto stendendo con questo piumino. È un piumino che ho tipo una pochette abbastanza grande di prodotti ancora chiusi, e ho trovato questa qui della Elf, non chiedetemi quando l'ho presa, e ancora chiusa, e la sto utilizzando, cioè proprio prendo il prodotto e la tampono sul viso. Mi piace tantissimo l'effetto, anche perché anche con il pennello l'effetto era bello, ma vedevo tanto tanto spreco di prodotto perché è molto polveroso. Invece così assolutamente secondo me è perfetto. Ho utilizzato poi su tutto quanto il viso una cipria colorata, e ho utilizzato questa qui della Moa, che è la shade 2. Poi ho applicato, come sempre ormai lo sapete, il bronzer opaco della Essence della Sun Club. Infine, come blush, ho utilizzato questo blush della Moa, che è questo rosa pesca, molto chiaro e delicato, insomma, come vedete fa un effetto molto molto naturale, insomma, e ha all'interno delle micro pearlescenze che però sul viso si notano quasi per nulla. Infine passiamo alle labbra. Allora, come vedete, ho voluto diciamo fare anche le labbra abbastanza scure. Ho riprovato ad usare il pastello vino che mi è stato mandato in omaggio con l'ultimo ordine. Se non sapete tutta la vicissitudine di questo pastello, vi rimando al mio video, vi lascio qui appunto il link del video dove ne parlo. Io comunque ho contattato la neve e mi ha detto che è una cosa normale. Bah. Sa di fatto che è difficilissimo da stendere. Io ci ho provato, il risultato è abbastanza decente, ma sopra comunque ci ho tamponato questo lip pen di H&M, che come vedete è un colore molto simile, e quindi insomma ci sta bene, perché altrimenti appena messo col pastello fa proprio effetto che evidenzia tutte le pellicine, tutto tutto tutto, perché è secchissimo, e quindi per forza sopra ci va qualcosa. Niente ragazze, e questi sono i prodotti che ho utilizzato per il mio trucco di oggi. Sono curiosissima di andare a vedere anche il video di Go Slow Anyway, e spero che vi piaccia. E niente ragazze, sempre aspetto i vostri commenti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!